Amici appassionati di grande calcio, un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani. Siamo a Londra, questo è Wembley Stadium, dove sta per andare in scena la gara più attesa dell'anno, la finale di UEFA Champions League. Sulle tribune febbre altissima, tra un attimo sarà lo stesso anche in campo. Cornice di pubblico meravigliosa, comunque vada, speriamo che il clima si mantenga di grande lealtà e sportività in campo. Ma non ci sono proprio discussioni. La finale della UEFA Champions League è sicuramente tra le partite più ricche di fascino, tra le più importanti, se non la più importante in Europa a livello di club. Ma vincerla può cambiarti la vita. Stiamo parlando di una competizione che in passato ha visto trionfare campioni che hanno fatto la storia di questo sport. Di che parliamo? Si gioca, sono rimasti in due a contendersi il titolo di regina d'Europa, fra poco sapremo tutto. L'11 di partenza del Barça, queste le scelte. Ter Stegen tra i pali, Frankie de Jong insieme a Gundogan come centrocampista centrale. Davanti la fisicità e l'esperienza di Lewandowski. Azione che prosegue, si affacciano da tre quarti avversari. Recupera una palla grazie all'ottima organizzazione. Pallone finisce altissimo. Superi. Ecco gli 11 mandati in campo dal tecnico. Meret tra i pali, Zielinski insieme a Lobotka in posizione centrale e in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare le parti da solo. Cerca la soluzione centrale. L'intervento provvidenziale salva la palla gol qui. E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Si fa vedere in avanti. Recupera palla ed evita guai. Intercetta la conclusione. Pericolo scappato. Possono trovare il gol del vantaggio qui. Nessun problema per Ter Stegen. Lewandowski. Viene avanti, palla al piede. Palla in palo laterale. Zielinski. Ecco De Jong. La gira su João Félix. Gioca su Lewandowski. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Zielinski. Olivera. Avanti della sua azione. Può far gol da lì. 1-0 dunque in questa finale di UEFA Champions League. Palla al centro, Barcellona che riparte a caccia del gol del pari. Lewandowski, passaggio intercettato. Lobotka, non è solo qui. Volando, nessun problema per il portiere. Sbaglia e regala il pallone. Lobotka. Zielinski. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. João Félix. Il tocco per Gundogan. Rafinha, posizione di offside, doveva fare più attenzione. Anguissa.
Rachmani, Anghissa, Osimhen. C'è spazio per lui. Che bravo Ter Stegen qui. Batte lungo. Interviene Spazza. Osimhen. Pallone respinto ancora lì. Una parata di Ter Stegen. Palla riconsegnata agli avversari. Lewandowski! Palla in rete. Gol che riporta la parità. Gara tutta ancora da decidere. Match che fin qui non ha deluso le aspettative. Pronostico quanto mai incerto dopo questa rete. Attenzione perché è solo. Zielinski. Olivera. Palla che si è persa sul fondo, c'era la potenza, è mancata la precisione. Ci ha provato, forse in questo caso era meglio passarla. Qui il Barcellona che regala il pallone agli avversari. Gundogan. Rafinha. Cercano De Jong con il cross. Spazzano senza problemi. Kvaratskhelia. Pallone gestito male. Ha spazio per avanzare. Possibilità di contropiede. De Jong. Lewandowski. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Conclusione che termina fuori di poco. Ha cercato il gol puntando sulla potenza. Ok, così facendo le è mancata la precisione necessaria. Avrebbe dovuto far meglio da quella posizione, Pierre. Finisce la prima frazione dell'incontro qui a Wembley. Ecco il fischio dell'arbitro, è tutto pronto a Wembley per il secondo tempo. Si riprenderà con la rimessa laterale. Lobotka. Kvaratskhelia. Apre su Lobotka. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Intervento perfetto ad alto rischio in area. João Félix. La gioca su Lewandowski. Rafinha. Attenzione, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco, il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Tornano in possesso di palla. Lewandowski. Barcellona all'attacco. La gioca su João Félix. Può essere la rete del più uno. Contrasto efficace nei 16 metri. Non va per il sottile e concede il fallo laterale.
su il pallone e interrompe l'azione avversaria. Lobotka. Possono colpire di rimessa. Gran tiro. Portiere chiamato in causa qui. Palla messa in mezzo. Calcio d'angolo che non produce effetti. Paragna campo. Efficace l'intervento del portiere. Parata! Ancora lui! Occhio alla ripartenza. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Ha più soluzioni. Insieme qua Raschelia. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Prosegue dell'avanzata. Il portiere interviene senza problemi. Lewandowski. E il pallone se ne va via. Zielinski. Zielinski. Ha spazio. Cerca il varco giusto. Ter Stegen sulla conclusione a porta sicura. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Spazzano via il pallone. Occhio a quella scheglia. Ottimo intervento in copertura. João Félix. La domestica degli occhi. Gundogan. Superano la metà campo e avanzano palla al piede della tre quarti avversaria. Calcio di punizione dunque per il Barcellona. Male qui il Barcellona che regala il pallone agli avversari. Formazione ospite scatenata nell'ultimo quarto d'ora. Si gioca praticamente in una metà campo. Riescono a liberarsi spesso per andare alla conclusione. Però la mira... un po' per la bravura del portiere, un po' per imprecisione loro, fin qui non hanno trovato il vantaggio. La mia impressione però è che il gol può arrivare da un momento all'altro. Non devono arrendersi. Ovviamente un buon possesso palla, hai ragione Lele, ma adesso attenzione all'iniziativa avversaria. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Bravo Ter Stegen qui. Palla in area di rigore. C'è un buon anticipo. Kvaratskhelia. Pericolo, ecco il tiro. Palla in rete e passa avanti. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Perde palla qua Félix. Zielinski. Porta palla. Sceglie lo spazio interno. Palla in Osimhen. Decisivo qui il portiere che tiene ancora in vita la sua squadra. E se avessero preso gol qui probabilmente la partita si sarebbe chiusa. Arriva il cambio. Portiere attento su questo calcio d'angolo, ma sul pallone nonostante la carica. Lobotka. Zielinski. Pescapolitano. Attaccano a caccia di spazi. Subito smentiti, sfuma l'azione. Finale di gara che si pronuncia molto intenso, con Barcellona ha chiamato un ulteriore sforzo per cercare di rimettere le cose a posto. Devono far girare palla più velocemente se vogliono cogliere la difesa impreparata. Pierre, troppo prevedibili. E devono anche provare delle conclusioni da fuori contro il chiuso, devono sorprendere il portiere, le vie del gol sono infinite, eh? Basta anche un episodio fortuito, una deviazione, un tocco in mischia, però bisogna provarci.
Rafinha. Trova Lewandowski. Si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Si libera del proprio marcatore. Pallone spazzato via. De Jong. Umori molto diversi in campo, Lel. Da una parte c'è la disperazione, dall'altra la gioia incontenibile.